Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo appuntamento su Pokken Tournament. Oggi siamo nel quarto episodio e andremo ad affrontare la Lega Blu. Allora, io off camera ho fatto gli incontri di Lega perché altrimenti sarebbero stati un po' troppi. E quindi sono nella posizione 6 su 60. Oggi giocherò dal paddone, infatti sarò un pochettino più curvo, anche perché sto registrando poco prima di andare in live. Oggi siamo di domenica, in questo momento in cui sto registrando, e sto facendo un live proprio su Pokken. Quindi ragazzi, mi raccomando, seguite anche eventuali live, fatemi sapere se vi piacciono, eccetera. Durante gli incontri di Lega però c'è stato un piccolo evento in cui ci hanno detto che praticamente questo Mewtwo oscuro appare così dal nulla assieme a quella ragazza. Abbiamo visto nella scorsa puntata, se l'avete persa, c'è stato un incontro epico contro questo Shadow Mewtwo e non ha una pietra di risonanza, almeno la ragazza ce l'ha, il Mewtwo stesso. Infatti la pietra che ha Mewtwo, Shadow Mewtwo qui ed è arancione, è una pietra di risonanza. Le pietre di risonanza vi ricordo che sono quelle che servono per comunicare, diciamo, con l'allenatore. Quindi iniziamo subito, scegliamo la nostra squadra preferita, anche se ho sbloccato le altre, continuo a preferire questa e ho cambiato il Pokémon con cui lottare. Come potete vedere già da qui ho scelto Weavile. Weavile perché è un Pokémon diverso da Gengar, molto diverso, infatti ho dovuto fare molte sfide per prenderci un po' di confidenza, perché è un Pokémon molto molto veloce. Gengar invece è molto tecnico. Comunque siamo sesti e direi che possiamo dar via al primo incontro. Io aumento un po' il volume perché altrimenti lo sento piano. Ho le cuffiette perché sto sentendo tutto da qui e nel frattempo sto registrando. Quindi prima lotta Weavile contro Suicune. Attenzione. Allora, Stadio Ferrum, cercheremo di vincere ovviamente questo torneo e poi vediamo un pochettino cosa succede. Weavile, allora, iniziamo subito con Frogadier. Aspettiamo perché ancora non ha completato i preparativi. Via via via, attenzione. Allora, andiamo subito nell'altra fase, perfetto, benissimo. 1, 2, 3. Bene, allora Weavile ragazzi è un Pokémon fortissimo, veramente, veramente forte. Io magari adesso lo sto utilizzando anche un po' male. Ecco, ok. Boom, ok. È molto molto veloce, come vi ho detto anche prima. Ok, cambio di fase, forse l'ha fatto lui però il cambio di fase. Questo non mi piace. Ok, supporto, supporto. Ok, ok. Ok, ce l'ho fatta. Ok. Presa, proviamo la presa. Ok, perfetto, ce l'ho fatta. Ancora questa lega non è molto difficile, quindi diciamo che vado un po' tranquillo. Anche perché mi avete detto anche nei commenti la scorsa volta, perché sei a un livello così alto con Gengar se ancora sei alla prima lega? Perché ho fatto ovviamente delle lotte, ho fatto tante lotte per allenarmi e sto cercando perlomeno di fare sempre in modalità difficile. Quindi queste leghe sono un pochettino più semplici. Per questo vi sto portando solamente la fase finale. Infatti ragazzi, fatemi sapere in caso per le prossime leghe potrei fare la fase iniziale in live. Ok, la fase iniziale in live e poi invece in video, che viene un pochettino meglio, la fase invece questa qua che sto facendo adesso. Ok, ho utilizzato anche il supporto. Boom, vabbè è morto. Boom, ancora no. Ok, aia, mi permetti. Aia, ehi. Basta, ora mi hai stufato. Boh. Va bene, mi hai stufato. Ci mancava l'ultimo colpo, ragazzi. Mi aveva davvero stufato. Comunque, abbiamo vinto il primo incontro. Vediamo un po' se anche alla fine di questo torneo ci sarà una sorpresa. Ok, non sono andato benissimo in realtà, perché io con questi giochi, ragazzi, sono un po' altalenante. A volte tipo sono troppo pro, a volte un po' meno. E soprattutto perché siccome fra poco devo andare in live e volevo usare Gengar, ho un po' riutilizzato Gengar prima di registrare adesso. Quindi ora devo riabituarmi ancora una volta a Weavile. Comunque, semifinali, siamo contro Pikachu. Guardate, c'è Weavile, Pikachu, Pikachu Libre e Gengar. Proprio sono davvero fortissimi, ragazzi. Sono fortissimi. Ok, c'è Caterina. No, è una finta. Non è una finta? Il suo messaggio c'era scritto sotto. Vabbè, comunque, contro Pikachu avanti Weavile. Utilizziamo sempre la solita tecnica. Devo dire che anche se è una di quelle iniziali, mi sono trovato abbastanza bene. Ok, aia. Se avete visto l'ho congelato praticamente, l'ho frizzato. Aia. Sapevo che... Ok,
Ora c'è l'attacco sfuriate. No, non sono riuscito a fare la combo. Sfuriate, sfuriate, sfuriate. Eccola qua. Boom. Mamma mia. Troppo forte. E poi boom. Ancora una volta. Bene, 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 bene. Supporto al massimo. Ma forse neanche ci arriviamo a usarlo. Anzi dai, utilizziamolo, perché altrimenti è inutile. Boom. Ragazzi, ragazzi, fantastico. Quando, vabbè, da un lato quando sono più semplici si possono fare più combo, dall'altro un po' meno divertente o fa seccare un po' di meno. Ok, abbiamo anche il supporto al massimo, abbiamo tutto al massimo. Evitiamo questo e attacchiamo, 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 attacchiamo. E ora, boom. Ora sei morto, praticamente. Sfuriate, 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 sfuriate. Boom. E ora attacco finale. No. Ok, finale intendo della mia combo. Mia. Non ho inventato niente di che. Boh, perfect, ragazzi. E fino adesso, se non facciamo almeno un perfect in ogni episodio, non siamo contenti. E per ora ce lo possiamo permettere, ragazzi. Poi vedremo. Ok, ok, abbiamo vinto quest'altro. Vi starete chiedendo anche perché hai un cappello, perché ho dei capelli troppo lunghi in questo momento. Mi andrebbero tutti davanti e non potrei vedere più niente. Comunque, bonus fortuna, continuiamo. Il talento cresce col tempo, e questo è vero. Ok, siamo in finale, è passato Gengar, ragazzi, Gengar si vuole riscattare dopo che noi l'abbiamo, tra virgolette, abbandonato perché abbiamo scelto Weavile in questo caso. Tu sì che sembri interessante, anche tu, col Gengar. Ok, finale contro Andrew, io vado ovunque. Perfetto. Lotte 70, vittoria 56. Noi in questa lega fino adesso l'abbiamo vinte tutte. Perché come vi dicevo prima non è parecchio difficile. Ok, ok. Figlio di questo, figlio di... Boom. Figlio di anche questa. Ok. Guardate quanto è veloce Weavile. È velocissimo, eh. Ops, ops, ops. Perfetto, già abbiamo vinto. Ok. E il primo è andato. Utilizziamo Eevee e vediamo un pochettino che cosa succede adesso. Round 2, fight. Utilizziamolo subito. Questo è bello l'attacco di Gengar. Questo mi piace tantissimo. Aia. Mi sa che un po' si è svegliato. Ah, non l'ho preso per pochissimo. Ok, ok, ok. C'è questo attacco che dà il colpo in quel modo. Pazzesco, bellissimo. Mi piace davvero un sacco. Dai, cambia fase, benissimo. Adesso andiamo un po' con qualche combo. Andiamo con qualche combo, sfuriate, sfuriate, neanche c'è bisogno perché abbiamo vinto, ragazzi, abbiamo vinto anche questa finale. E andiamo avanti, grande Weavile, lasciate un bel like anche per Weavile, è uno dei Pokémon che secondo me può far molto. Che è sta cosa? Togliamolo, via, via. Ok, non saliamo di livello, siamo a livello 23, più o meno quasi quanto Gengar, sono quelli che finora ho usato di più. Per la prossima lega, magari sicuramente ne sceglierò un altro, potrei scegliere uno potente, che è uno di quelli che non abbiamo fatto, oppure uno standard. Che disastro! Ok, abbiamo vinto la lega blu. Adesso, come al solito, c'è l'esame di qualificazione per cercare di andare avanti. Quindi, lega blu, Caterina, Andrew e Frake. Benissimo, classe C, abbiamo ottenuto un bel po' di... Reshiram e Cresselia. Ok, vediamo che fanno. Attacco e potenziamento. Questo mi piace tantissimo. E infatti utilizzo io attacco e potenziamento. Tempo di carica però lento. Una devastante carica frontale. E però ci dà uno stato attacco meno. Quindi questo deve essere usato infatti alla fine. E poi potenziamento lunar danza. Veloce. Cura stati negativi. Ripristina PS. Indicatore di risonanza. Una sola volta per round però. In più otteniamo una nuova abilità di sostegno. Però ora sto utilizzando sempre quella standard. Supporto. Indicatore di supporto al massimo dal secondo round in poi, indipendentemente dalla vittoria. Fai attenzione perché non ha effetto sull'indicatore di risonanza. Ok, perfetto. Un altro vestito per la nostra allenatrice, un altro ancora, è molto sexy. Grande, hai stracciato tutti nella Lega Blu. C'erano lottatori molto abili, ma tu hai sbaragliato la concorrenza. Adesso è il momento di affrontare l'esame di qualificazione per passare alla classe B. Esame di qualificazione. Andiamo subito contro un Suicune. Attenzione, attenzione a Suicune. Ok, è di tipo ghiaccio come noi, però vabbè. No, è di tipo acqua che sto dicendo, però ha mosso di tipo ghiaccio. Ho visto lottare te e il tuo Pokémon. Chissà se sei abbastanza forte da avanzare in classe B. Chissà. Eccolo qui. Il mio esame non è una passeggiata. Dovrai mettercela tutta da subito. Ok. E allora affrontiamolo.
Ok, come al solito, è inutile che mi ripeto, non possiamo ancora scegliere il supporto che abbiamo appena sbloccato, perché questo, prima quei tre supporti si scelgono nella nostra città e poi alla fine si può scegliere uno fra i tre. Ok, avanti Weavile. Perfetto, perfetto. Iniziamo con Frogadier. Round 1, fight. Ok, spostiamoci, attenzione perché questo è un attacco veloce. Aia, aia, aia. Come ti permetti? Ok. Boom, ti ho preso. Ho preso, sfuriata, sfuriata. Sfuriata, no. Hai evitato andando da quella. Ho sbagliato. Aia. Cambio fase, bene, 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 bene. Aia. Ok, contrattacco. Boom, come l'ho preso! Ok. Sfuriata. Anzi no. Non ce n'è nemmeno di bisogno. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Il primo è andato. Eevee, supporto al massimo, lo utilizziamo subito. Aspetta, il tuo avversario non è ancora preparato. Completato i preparato i preparativi. Così. Ok, Eevee, come al solito. Ahia, mi ha beccato. Ho sbagliato, sbagliato, sbagliato. Oh! Proprio l'ho attaccato con una. Ahia, sono stato uno stupido qua. Va bene, va bene. Va bene, ok. L'hai voluto tu. Ok, l'hai voluto tu. Studiate. Boom. Ok, attacco. Vediamo se lo prendo. L'ho preso, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Forse ce l'abbiamo fatta. Sboom. No, ancora no. Ancora no. Ora sì ragazzi, ce l'abbiamo fatta ragazzi, un gran bel pollicione in su per aver vinto questa nuova Lega, la Lega Blu, è stata anche un po' più lunga anche come incontri di Lega all'inizio, però ce l'abbiamo fatta dai, abbastanza bene. Sarà più difficile più avanti perché non solo il livello si alzerà, e in più io volendo cambiare Pokémon dovrò sceglierne uno che finora ancora magari non ho utilizzato, quindi sarò a livello basso, quindi dovrò fare un bel po' di potenziamento. Come potete vedere, come al solito io utilizzo una crescita abbastanza omogenea per cercare di avere il Pokémon a mia del controllo, sì, magari. Per avere il controllo un po' su tutto. Vabbè. Membro della classe B, perfetto perché ce l'abbiamo fatta. Vediamo che cosa succede adesso. Interessante. A quanto pare tu e il tuo Pokémon avete i requisiti per avanzare di classe? Bene, hai passato l'esame, ti ammetto alla classe B. Datti da fare anche nella prossima Lega. Ok. Bene, la prossima è la Lega Rossa. Ci sono delle nuove squadre di supporto, puoi cambiare la sezione della tua città. Benissimo, ce l'abbiamo fatta. Avanzamento di classe, classe B. B. Pachirisu è Magikarp, ragazzi, vediamo che fa Magikarp. Rimbalzo, lento, attacco in caduta efficace per interrompere una combo. Ok, i disturbi non sono molto bravo ancora a utilizzarli in realtà. Abbiamo poi Mismagius, funesto vento, medio, insegue l'avversario e attacco più. Questo è ottimo perché è anche un supporto. Disturbo fuoco fatuo, lento, innalza uno scudo di fuoco. Ok, magari durante le combo questo si potrebbe usare. Ancora, disturbo Rotom, tuono shock veloce, colpo a inseguimento e potenziamento Togekiss, vento in coda, aumento di velocità e recupero PS. Sono ottimi ragazzi perché alcuni fanno anche doppia cosa, quindi bene. Che forza, non sarai mica più forte di me adesso, certo. Che ne dici di? Eh? Ti sta assorbendo tutta l'energia di risonanza? Di nuovo lei, ragazzi! Di nuovo lei! Era vostro il potere che ho sentito? Mi è sembrato diverso da prima. Mewtwo? Quella pietra assorbe l'energia di risonanza? Mi spiace ma... Fatti forza! Attenzione ragazzi, forse dobbiamo sfidare di nuovo Mewtwo? Eccolo di nuovo! Eccolo di nuovo ragazzi, questa sarà una lotta difficilissima perché sono anche con Weavile, come vi dicevo, non ho la stessa risonanza che con Gengar. Eccolo qui di nuovo ragazzi. Ok. Quindi praticamente c'è una sfida contro Mewtwo ogni volta che si finisce una Lega con Mega Mewtwo. La prima volta ce l'abbiamo fatta ragazzi, questa volta speriamo. Vediamo un po' come fare. Allora. Sarà fortissimo, sono sicuro. Sarà impossibile praticamente. Vediamo un po'. Utilizziamo Eevee perché come ho detto anche l'altra volta. Ho studiato Mewtwo sui libri. Ok, l'ha studiato sui libri pure. Ok, via via via. Ok. Presa. Presa, presa. Ce l'ho fatta, dai. Dai, 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 dai. Attenzione che c'è.
cazzo l'ha preso lui, non lo so. Ok, sì. Cosa ha fatto? Oddio. Ok, ora utilizziamo un po' la sinergia. Ok, cerchiamo di fare l'attacco. No, 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 dai, 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 dai. Ora, ora, dai, che forse ce l'abbiamo fatta con l'attacco aumentato. No, l'ha parato. L'ha parato, ragazzi. È fortissimo, è fortissimo. È fortissimo. No, via, 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 via. No. Ok, no, 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 no. Ragazzi, è difficile, è difficile. Mi ha preso. Aia. KO, ragazzi. KO. Non ce l'abbiamo fatta con Weavile, ragazzi, è più difficile del previsto. Pensavo di poterlo prendere, forse se l'avessimo preso con l'attacco di risonanza ce l'avremmo fatta, però così, così è veramente difficile, così è veramente dura. Vabbè, è troppo OP, ragazzi, è troppo... Non so come io sia riuscito a batterlo la scorsa volta, però sì, è pazzesco, pazzesco veramente. Vediamo che succede adesso. Ha chiuso di nuovo con l'ultra risonanza. Ho avuto più paura dell'altra volta. Stava assorbendo l'energia di risonanza come un buco nero. Quelle pietre dovrebbero essere usate per unire allenatori e Pokémon, non per una cosa del genere. Quella ragazza stava cercando di dirci qualcosa. Le sue parole prima della lotta, cosa ha detto? Parlava di un potere, di qualcosa che era cambiato. Non è che stava cercando te? Attenzione, stava cercando me. Ragazzi, allora, abbiamo sbloccato la Lega Rossa. Io direi che per la Lega Rossa dovrò scegliere un altro Pokémon. Allora, vi faccio vedere un attimo di nuovo il Roost, i Rooster dei Pokémon. Peccato, ragazzi, peccato, perché... Allora, va bene, sì, ci sono più oggetti. Vediamo magari in lotta in singolo. Va bene, tanto non faccio niente. Allora, che cosa ci rimane? Ci rimane potenza, ad esempio Machamp, ad esempio Garchomp, Charizard, vedete, non l'ho nemmeno utilizzato, nemmeno una volta. E poi ci sono quelli standard, potenza anche Chandelure, però Chandelure non mi piace tantissimo. Standard, ci sono quelli standard, tecnica l'abbiamo fatto, velocità già uno l'abbiamo fatto. Quindi direi di utilizzare potenza la prossima volta. E sono un po', propendo un pochettino per Garchomp. Quindi ragazzi, fatemi sapere anche nei commenti, io penso di utilizzare Garchomp per la prossima puntata. Quindi niente ragazzi, purtroppo non ce l'abbiamo fatta questa volta contro lo Shadow Mewtwo. Se volete vedere una bella sfida contro Shadow Mewtwo, ragazzi, la scorsa puntata è stata veramente pazzesca. Noi ci vediamo in un prossimo episodio dove andremo ad affrontare la Lega Rossa. Magari ci vediamo adesso in live. Quindi ragazzi, continuate a seguirmi anche per i live. Condividete questo video, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto e un bel commento per farmi sapere la vostra. Noi ci vediamo in un prossimo appuntamento. Bella ragazzi, ciao!